Tre obiettivi dopo la vittoria alle elezioni comunali di Taranto e Martina: pensare ai ballottaggi, organizzare il congresso del partito entro l'autunno, inserire stabilmente il PD nel dibattito pubblico cittadino. E questo è il programma del nuovo commissario del Partito Democratico di Taranto, Antonio Misiani. Il senatore bergamasco, responsabile economia e finanze dei DEM e componente della segreteria, è stato nominato lo scorso 1 giugno dal segretario Enrico Letta. Per la sua prima uscita pubblica, Misiani è stato salutato dai sindaci neoeletti di Taranto e Martina, Rinaldo Melucci e Gianfranco Palmisano, da Mattia Giorno, coordinatore della lista PD di Taranto, e da Anna Filippetti, coordinatrice delle liste PD in provincia. È stato un risultato straordinariamente positivo, a partire dalla riconferma di Rinaldo Melucci a larghissima maggioranza, che è un successo personale suo, che premia il lavoro di questi anni, ma anche la vittoria di un progetto politico, di un'alleanza larga tra partiti e liste civiche, che ho conquistato una ampia maggioranza dei consensi. Molto importante anche il risultato a Martina Franca. Adesso andiamo verso i ballottaggi, ma il Partito Democratico è in campo e nel capoluogo passa dall'11,8% ad oltre il 19%, che è un risultato superiore alla media nazionale del Partito Democratico e testimonia che il PD è un partito in campo, con un gruppo dirigente, con donne e uomini riconosciute, quindi c'è un terreno importante su cui impostare il mio lavoro da commissario nei prossimi mesi. Il congresso lo vogliamo fare in autunno, siamo al lavoro per la campagna del tesseramento e per un congresso che parta dai circoli. Io nelle prossime settimane voglio girare i circoli del PD della provincia di Taranto.